Ciao a tutti ragazzi, oggi farò un video tutorial su il lens effects, cioè sulla luce, particolarmente sulla luce, insomma. Adesso andremo a vedere come praticamente su che effetto. Allora, iniziamo subito. Innanzitutto creo un piano così si potrà vedere meglio, fatelo, cioè io lo faccio tanto per dimostrazione di come funzionerà la luce, voi la luce la applicherete su qualcosa di meglio, penso. Allora, creiamo una luce normale, le altre luci per oggi non ci interessano, e andiamo a vedere qui in giro. Allora, si può scegliere il colore della luce, per esempio qui io scelgo rosso e mi diventerà la luce rossa, senza vedersi, naturalmente. Allora, poi c'è intensità, type, vabbè che è quello di prima, mettete omni. Shadow Maps, vedremo che diventerà più leggermente diverso, ma non cambierà praticamente niente. Per oggi lasciamo così. No Illumination, non illuminerà niente. Ambient Illumination, illuminerà quasi tutto l'oggetto che sta sotto, tutti gli oggetti praticamente, proprio totale. Poi diffusa, specchio che riflette. Questa non cambia quasi niente. Poi che si vede l'illuminazione. Poi separate pass, non cambia niente, come so, cioè roba molto avanzata che non cambierà niente per noi. Poi details, contrasto, vabbè, il contrasto della luce, se lo sapete. Poi shadow caster, che sì, no, praticamente ci sono ombre o non ci sono. Fall off, diventerà, si sposterà la luce e vi indicherà dove ci sarà luce. Molto utile se vogliamo fare una luce concentrata. Ma adesso lascio on. Qui ci sarebbero tutte le opzioni del fall off. Poi visibility, fall off, cosa cambia? Ah, se c'è il fall off cambierebbe qualcosa. Poi inner distance, quasi niente. Da dove inizia la luce? Vabbè. Poi vabbè, scala, sample distance, qui non cambia niente penso, infatti. Poi vabbè, luminosità, però cambierebbe in rendering con il lens effect, dopo vedremo. Dust, polvere, ma non cambia niente. Dithering, niente. Si può scegliere i colori gra che gradiano, ma qui per modificarli ci vuole un po', quindi lasciamo stare, va. Poi additive, non cambia niente, sarebbe un'altra roba, ma non serve a niente per la luce quasi. Poi ombre, se vogliamo Shadow Maps Soft, Reshaded, densità, però ci vorrebbe un oggetto un po' più. Vediamo Shadow Maps Soft, Color, mettiamo colori dell'ombra, che vorrebbe cambiare qualcosa, però no, che qua c'entra il sole, non questa luce. Poi Photometric, in genere non serve a niente praticamente. Noise, illumination, illuminerebbe così, per esempio, cambia il tipo di illuminazione di luce, poi diventerebbe così, oppure così, può essere utile per fare degli effetti, non so, tipo roba magica, magicosa, roba così. Poi velocità cambierà sempre il tipo di illuminazione, noi diciamo così. Poi questo è quanto grande è, quanto si illuminerà, il vento, poi insomma questa roba qua, sì, per modificare leggermente l'effetto della luce strambo. Poi andiamo sul lens, che è la cosa praticamente più importante, che sarebbe che si vede la luce, per esempio così diventerebbe blu. Così, perché il colore era rosso, quindi andiamo a mettere il colore bianco, così si potrà
vedere la differenza. Allora, adesso vedete che è blu e vi farà blu. È un po' grandina perché è vicina e allora se vogliamo possiamo diminuire qua, qua c'è la scala. Per esempio se io lo faccio diventare così, entrerà così. E la luce si creerà dopo che tutta la zona di rendering sarà già fatta, quindi non prendete un colpo se inizia a renderizzarvi e non si vede la luce, perché deve prima creare tutta l'area e poi aggiungere la luce. Quindi c'è yellow, green, red, poi non so, sun one, sun blue, blue one, così. Boh, poi qua scegliete voi come volete. Per esempio io messo, non, metto, non so, switch light, così, tanto non cambia niente. Poi aggiungo un po' di scala così che si veda meglio. Poi vediamo un po' qui sopra. Brightness è la luminosità della luce. Può aggiungere più luminosità quando si può toglierla. Poi, aspect ratio è praticamente lo schiacciamento o l'allungamento della luce. Per esempio, così è quasi schiacciata e così è straallungata. E così con aspect ratio si può cambiare questa cosa qui. Poi su settings andiamo. Poi reflexes, scusate. Possiamo mettere flashlight one, possiamo, praticamente sarebbero la riflessione, questa qui, quella solita che vedete nei film, per esempio, che gira la riflessione della luce. Così, noi mettiamo questo per esempio, così. Poi qui c'è la luminosità, stessa cosa di prima. Poi aspect ratio, stessa cosa, si allunga, i pixel si schiacciano, questa roba qua. Poi andiamo su settings edit della luce. E allora, poi c'è element, scegliamo qui l'elemento che è migliore per voi, ma su questa luce praticamente non cambierà niente per il glow, ma non si vede niente. Poi type 1, type 2, type 3, type 4, vedete la luminosità come cambia. Poi la grandezza, è piccolina. Poi mettiamo, non so, il colore, diventa così, oppure mettiamo un blu, così, anche carina così. Poi R è ratio, l'aspect ratio, quello di prima. Poi ring sono i cerchi che si possono aggiungere, ma secondo me sta meglio senza, perché con i ring massimo potete metterlo, però secondo me sta meglio senza. Comunque con, cioè, aspect ratio, colore e strobe qua. Bene, poi beams sono i raggi della, vedete qui ce ne sono tre, meno di tre non ne fa, quindi element 3, così non si aggiunge, così varrebbe stato per quella green, yellow, quella di prima, quella tutta cososa, però adesso non è, quindi non cambia niente. Ma perché, ok, stiamo in 1. Poi si può aggiungere la grandezza dei tre cosi, così sembra tutto sfocato, così sembra ultra HD, così no, forte triangolo uso. Poi continuiamo così. Poi aspect ratio, che si muovono i cosi, si schiacciano, si allungano, vabbè. Poi angolo, l'angolo dei cosi, giriamo. Poi vabbè, il colore metto rosso, per esempio io entra rosso, viene di schifo perché colori rifatti così alla cazzo. Mettiamo, non so, mettiamo un colore più decente, vediamo azzurrino, ok, già meglio. Poi qua thickness era HD, la messa a fuoco praticamente, così proprio tipo diffuso, la diffusione, sì. Poi i beams, che sarebbero i raggi, che dopo farò vedere meglio in un altro tipo di luce. Poi le rotture, che sarebbero, vedete, i più raggi possibile, il numero di raggi, che poi dopo un po' c'è il massimo, quindi basta, mettiamo, non so, così 5. E poi si muovono i raggi, se ci fossero un po' più raggi, sì, andiamo, si potrebbe muovere un po' di più. Adesso prendiamo un'altra luce per dimostrare meglio questa cosa qui. Per esempio prendiamo star, no, mettiamo, non so, someone. Andiamo su edit, andiamo qui su beams, vedete, si può
diminuire, come si può aumentare, poi Brex e Width, che qui cambia un po' meglio, che cambia un po' di più, vedete. Poi c'è Random Distribution, oppure no, Random Beam, che è meglio, sì, secondo me. Poi Starlike, che assomiglia a una stella, però meglio di lasciare così. Bene, adesso si è spiegato un po' meglio i beams e basta, e i grex. Però adesso andiamo su i reflexes, facciamo edit, mettiamo element, quello che vogliamo, tanto cambierà un pochino il, vedete, facendo element. Andiamo per esempio su element 4, che sarebbe la riflessione numero 4, quella che è là. Cambiamo il colore e non so, mettiamo verde. E adesso cambierà il colore del coso, qui diventerà verde. Poi andiamo su un altro elemento. Mettiamo un altro colore. Così cambierà sempre di colore. Ce ne saranno di cose proprio piccoli, così che non si vedono certe volte. Questo potrebbe essere nero, mettiamo so viola. Andiamo su, vedete, diventa viola. E così via. Adesso andiamo su Lens Type, Octagon, cambiano dai cerchi Horizontal Stride, queste valgono per ogni tipo di, per ogni elemento praticamente, per ogni cosa. Poi andiamo su Hexagon, Point of Light, che è quello che c'era prima, Disco, Cerchio, Vertical Stride, vabbè, insomma, potete scegliere quello che volete. Poi c'è la posizione, che si può nella scala della flashlight, cioè del riflesso. Poi la grandezza, o gigantesco mini scricciolo, e il colore, quello di prima. Poi si può aggiungere un elemento, che poi lo spostate, mettete dove volete. Poi rem è cavarlo, remove, e basta. Adesso vediamo se c'è qualcos'altro. Use light parameter, sì, se no non si vedrà la luce. Glow distance, potete lasciarlo come volete, perché praticamente se si vede da quanta distanza si veda la luce, il lens, sì. Poi fade if near border, togli, cancella se è vicino a un bordo, mettete no, che è meglio. Poi lo stesso per un oggetto che si approccia, cioè un po' più lontano, però lo stesso, lo rifletti in una distanza, se si riflette, potete mettere sì o no, tanto non cambia molto, e basta. Poi c'è su project, potete mettere, qui non cambierà niente, su object, così, su objects, se mettete floor, non so, potete mettere le modalità di luce degli oggetti. Potete mettere, se qui mettete gli oggetti, potrete scegliere quali oggetti illuminerà la luce. E basta. Spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto. Come al solito, commentate, scrivetevi, fate affermazioni, quello che volete, ovviamente riferenti a questo video. E ciao a tutti ragazzi, buona settimana e ciao.